Ciao, sono Angelo Rigillo, responsabile dell'Open Innovation, degli hub e delle startup a livello global di Enel. Sono anche CEO di Enel Innovation Hubs, la società che gestisce la rete degli hub di Enel in giro per il mondo. Ciao, sono Andrea Sguazzi, gestisco l'Innovation Hub di Enel a San Francisco e quello che faccio è aiutare le startup del mio ecosistema a collaborare con Business Line e Gruppo Enel. L'Innovation Hub di Enel a San Francisco è un fiore all'occhiello. È uno degli hub di punta all'interno della nostra rete di Enel Innovation Hubs, che conta ben 10 hub nel mondo. Aperto nel 2017, quindi un anno dopo la nostra prima apertura in Israele a Tel Aviv, ci ha consentito di fare scouting di oltre 1600 startup e attivare oltre 40 progetti di testing con queste startup. L'hub lavora sì per la Silicon Valley, per San Francisco, ma fa scouting di soluzioni innovative in tutta la costa ovest degli Stati Uniti e nel Messico. All'Hub di San Francisco ci stiamo concentrando su progetti con un grande impatto sul piano strategico di Enel e quindi priorità che hanno un potenziale molto alto in termini di cambiare il nostro core business. Per esempio, ci stiamo focalizzando su tecnologie che automatizzano e velocizzano il modo in cui costruiamo impianti di rinnovabili, sia andando a intervenire per esempio nell'automazione degli scavatori e dei bulldozer, sia soluzioni più disruptive che cambiano completamente il modo in cui impianti come impianti solari vengono costruiti, quindi per esempio impianti robotizzati per installare velocemente e più efficientemente pannelli fotovoltaici. Altre tecnologie che stiamo studiando hanno a che fare con quelle che sono competenze molto presenti nell'area della Silicon Valley, quindi cyber security, intelligenza artificiale, che possono permetterci da un lato di rendere più resilienti le nostre infrastrutture, ma anche di avere un rapporto migliore con i nostri clienti, se pensiamo per esempio a come possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale appunto per fornire un supporto migliore, ma anche di capire quello che succede nelle nostre infrastrutture, che sono appunto distribuite su tanti milioni di chilometri quadrati e quindi utilizzando Internet of Things, intelligenza artificiale, per rendere sempre più resilienti, sempre più monitorate, sempre più sicure ed efficienti. Siamo entrati ormai nel sesto anno di vita del nostro Innovation Hub in Silicon Valley e abbiamo avuto la conferma durante l'evento svoltosi a marzo di quanto sia importante e fondamentale stare nell'ecosistema fisicamente, vista anche la quantità di persone e attori dell'ecosistema che si sono uniti a noi. Sì, è stata una bellissima serata. Abbiamo avuto con noi la commissaria europea all'innovazione, Maria Gabriel, e tanti VC, tante startup che lavorano con noi e che hanno lavorato con noi negli ultimi anni.